qua con Ciro Campagna, che c'ha un biglietto da visita lungo come le mie prigioni di Silvio Pellico, che adesso ci spiegherà cosa fa nell'ambito di Iveco Capital. Allora, prima di tutto grazie per l'opportunità. Io ho la responsabilità per il marketing digital, per il gruppo, per i financial services, quindi sono il braccio finanziario del gruppo Iveco. E qua al Fiera di Hannover cosa presentate? Allora, abbiamo diverse novità, siamo qui presenti non solo come Iveco Capital, ma abbiamo altre presenze all'interno dello stand. Tendenzialmente siamo qui per mostrare le novità quali la Mobility Service Card, che è in partnership con un player importante come Eurovag. Lo stiamo lanciando in Germania, abbiamo già fatto dei lanci in diversi paesi, in Italia il servizio è già attivo e grazie a questa Mobility Service Card i clienti possono gestire i costi del carburante, il pagamento del carburante, il pagamento dei pedaggi, la gestione delle tasse, eccetera. Non c'è solo questa novità, ma abbiamo anche l'Iveco Pay, che è la nostra piattaforma digitale di pagamenti. In questo momento abbiamo l'opportunità di poter dare l'opportunità ai clienti di acquistare i servizi telematici e i servizi di mobility attraverso il nostro portale di Iveco On, e ovviamente stiamo lavorando per il deployment di altre opportunità di pagamento. E last but not least, come si dice sempre, tutti i servizi assicurativi. In Germania abbiamo appena lanciato la nostra Premium Protect, che rappresenta poi la copertura del all risk per i clienti, sia per tutti i range, quindi light, medium and heavy. E tutto questo in Italia, per esempio, è già stato lanciato, e ora il mercato successivo è la Germania, e quindi lo stiamo presentando qui alla Expo. Quindi, detta la milanese, tanta roba, e tanta roba anche in avvenire. Assolutamente sì, questo fa parte del nostro strategy business plan e di quello che poi sarà lo scale up nelle diverse geografie, in questo momento in Europa, ma why not anche in altre regioni.